Il Teramo espugna il Mannucci di Pontedera e si issa al secondo posto in classifica, affiancando il Pisa a 5 punti dalla capolista Ascoli. Un grande risultato quello dei biancorossi contro una squadra che in casa non aveva mai perso e in una partita anomala per il Teramo degli ultimi tempi, prudente e poco prolifico, al Mannucci vittoria 2-4, festival del gol ed un espulso per parte. Vivarini si affida agli abituali uomini e modulo 5-3-2, Indiani recupera Caponi in mediana e sostituisce Galli con Paparusso. Il protagonista all'inizio è Vettori. L'esperto difensore va prima vicino al gol, poi stende la padula e si becca il primo giallo e a metà primo tempo ferma con un braccio il colpo di testa di Donnarumma. Piccinini di Forlì non ha dubbi, calcio di rigore e secondo cartellino giallo per Vettori che lascia il Pontedera in 10. Donnarumma non sbaglia e timbra il suo 7° gol in campionato, il terzo dagli 11 metri. Il Pontedera però non molla e benché in inferiorità numerica spaventa il Teramo 2 minuti dopo, invenzione di Grassi per l'inserimento di Caponi, Tonti dice no, palla a Settembrini ma Speranza mura l'ex Poggi Bonzi. Al 33esimo il pareggio arriva, fendente di Bartolomei respinto da Tonti, palla ancora a Settembrini che centra per Luperini, rimasto in area totalmente dimenticato dai difensori biancorossi, incornata controtempo e 1-1. Il Teramo non ci sta e prima dell'intervallo si riprende il vantaggio. Al 42esimo l'azione si sviluppa con fluidità di Paolo Antonio per Scipioni che appoggia la padula, sinistro dell'attaccante torinese che supera Ricci, complice la leggera correzione di Luperini. Occhi al cielo e sollievo per la Padula che dopo oltre 2 mesi ritrova la via del gol, non segnava da Sant'Arcangelo a fine settembre. Nella ripresa si ristabilisce la parità numerica di uomini e punteggio. Diachité in 8 minuti si becca 2 cartellini gialli, il primo per un fallo tattico, il secondo per una sciocchezza. Allontana il pallone ritardando la ripresa del gioco. 10 contro 10, il Teramo paga dazio e al 28esimo ecco il 2-2. Torre di Redolfi e semi rovesciata del neoentrato Della Latta. Ma la partita è tutt'altro che finita e dopo 2 minuti i biancorossi sono di nuovo avanti, stavolta definitivamente. Corner di Di Paolo Antonio, Ricci non valuta bene la traiettoria e per la Padula è un gioco da ragazzi andare a segno. Seconda doppietta stagionale per lui dopo quella al Gubbio e anche la Padula sale a quota 7. Il Teramo trema ancora sulla traversa colpita da Cesaretti 60 secondi dopo, ma al 37esimo chiude la partita con un gran gol del neoentrato Mirko Petrella che ubriaca di finte Galli e Gasbarro e scarica un sinistro pieno di rabbia sotto la traversa. Dimenticato l'infortunio col primo gol stagionale per il Folletto di Prato alla Peligna. Nel finale un paio di gol annullati per fuorigioco ai padroni di casa prima della festa biancorossa alla 4ª vittoria esterna in campionato. Ora il match col Savona per chiudere bene l'anno prima di iniziare il 2015 contro Ascoli e Pisa, sfide da brividi ma che fanno anche sognare.